Vasto Melfi, il Giro d'Italia riparte ancora dall'Abruzzo e lascerà momentaneamente la nostra regione per tornare il 12 maggio a Campo Imperatore sul Gran Sasso. Da Vasto questa mattina si è partiti ancora con Remco Evenepoel in maglia rosa e con tanto entusiasmo per la maglia ciclamino di Jonathan Milan, il campione olimpico della pista che ieri ha vinto sul traguardo di San Salvo. L'altra tappa, Francesco Menna parlava come presidente della provincia, oggi come sindaco di Vasto, credo che sia uno spettacolo puro. Una grande emozione, Vasto con amore, con gioia, con calore come sempre accoglie una partenza che ha già vissuto ma che è sempre più emozionante e come se fosse la prima volta. Si tinge di rosa, viva Vasto, viva l'Abruzzo, viva la Via Verde, viva il Giro d'Italia. Assessore della Penna, la giornata di Vasto. Bellissima, magnifica, siamo onorati di poter essere anche noi in questa bellissima festa e Vasto risponde sempre presente, quindi davvero una giornata che si tinge di rosa per le tante famiglie, per i tanti bambini e che sia una bellissima giornata di sport per questa tappa Vasto Melfi. Allora, Presidente Marsilio, ultima partenza dall'Abruzzo, il Giro lascia la nostra regione ma già c'è tanta attesa per il Gran Sasso. Lo aspettiamo venerdì, spezza il cuore vederlo partire, cioè ormai tutto l'Abruzzo è innamorato del Giro d'Italia, però è così, è stata davvero un'avventura fantastica, questa grande partenza è stata un'emozione unica, eccitante, devo dire che il consenso e la condivisione, insomma il clima di gioiosa euforia e positività che ho riscontrato su tutto il territorio è stata la cifra più bella di questa esperienza. Non capita sempre che su un evento si raggiunga e si trovi una concordia così, così ampia. L'Abruzzo ha saputo fare squadra, tutti hanno lavorato, tutte le amministrazioni dei territori si sono messe all'opera per dare il meglio di sé e sfruttare alla grande questa occasione. Io sono sicuro che vedremo decine di migliaia di persone già a partire da questa estate che avranno voglia di percorrere la Via Verde, la Costa dei Trabocchi e comunque tutto il percorso della ciclovia adriatica che, non dimentichiamolo, parte da San Salvo e arriva fino a Martinsicuro. Stiamo completando anche le connessioni che mancano, ci sono grandi investimenti in questo senso, è un settore in grossa crescita, c'è una grande richiesta, l'Abruzzo si presta per questa disciplina e per il cicloturismo, lo stiamo facendo anche in montagna, abbiamo avuto da poco l'approvazione, il decreto che approva i fondi per finanziare le piste ciclabili anche all'interno, in particolare i 50 km di strade bianche a Campo Imperatore sul quale abbiamo già fatto la prima edizione dell'Eroica del Gran Sasso e che verrà ripetuta dopo l'estate e che diventerà un altro appuntamento fisso importante per tutti gli appassionati. E poi appunto venerdì lo aspettiamo sul Gran Sasso tra la neve. Il sole ci ha baciato in questi giorni e la neve ci attende sul Gran Sasso. Esperienza completa in Abruzzo, non manca niente. Chiedo un'ultima cosa, Presidente, riprendo le parole che tra l'altro lei ha ascoltato in diretta del direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni, ha detto sicuro torneremo nel 2024. Ci vuole cominciare a dire dove? Questo intanto voglio sottolineare che è un grande successo. Prima di noi l'Abruzzo era, come tante altre regioni, una regione che una volta sì, una volta no, qualche volta sì, qualche volta no. Bisognava magari andare a negoziare, a pregare, a sperare che chi tracciava il percorso capitasse in Abruzzo. L'abbiamo convinti già negli anni passati sul fatto che non bisognava discutere del se il giro tornasse ogni anno in Abruzzo, ma semmai dove e come. E questo è già un gran successo, aver assicurato per l'Abruzzo sempre che il Giro d'Italia passerà sempre qui, questo gemellaggio tra la Corsa Rosa e la nostra terra è molto importante perché la nostra terra esprime una vocazione sul piano del ciclismo e dei percorsi che il ciclismo può, che l'Abruzzo può offrire per il ciclismo, in particolare per le tappe di montagna. Io sono certo che la tappa di Campo Imperatore quest'anno segnerà profondamente la classifica, come è già avvenuto nelle tappe precedenti, e quindi diventa anche dal punto di vista tecnico, sportivo e agonistico un passaggio assolutamente emozionante e interessante che fa crescere l'appetibilità del giro. Però Presidente, io devo fare lo scoop, dove e come? Lo scoop non lo possiamo fare perché ne dobbiamo parlare. C'è una... ti posso, diciamo, fare mezzo... ti faccio fare mezzo scoop.
confermo che c'è una forte intenzione da parte nostra di onorare la memoria di Vito Taccone e quindi di fare una tappa che abbia, diciamo, un forte legame con la sua terra e con la sua storia, e quindi su questo ci stiamo lavorando. Il cronometro dei trabocchi e la cronometro del fucino? Vediamo, adesso vediamo. Peraltro io, parlando con Vegni, ho detto noi adesso, io 2 o 3 anni fa andai appunto a Milano e gli dissi: stiamo completando i lavori e fra 2 anni questa pista sarà pronta, venite a fare la cronoprologo perché non potrete mai trovare niente di meglio. Era vero, lo hanno detto campioni come Fondries, lo ha riconosciuto tutta l'organizzazione del Giro, a cominciare anche da Urbano Cairo, che ringrazio per le belle parole che ha detto per la nostra terra e per la nostra organizzazione. E quello che posso dire è che nei prossimi 2 anni completeremo il tratto di Lago Dragoni, il tratto di Casalbordino, insomma tutta la pista sarà completa e qua si potrà tornare a fare delle cronometro molto importanti. Magari non sarà sempre la cronoprologo, non sarà sempre la prima tappa, non si può avere la grande partenza a così breve distanza, ma una cronometro impegnativa su 25, 30, 35, anche 40 km tutti in linea, che può diventare una delle più veloci al mondo e una delle piste più performanti del mondo. Questo sicuramente accadrà e nei prossimi 2-3 anni sono sicuro che una tappa la piazzeremo di nuovo sulla Costa dei Trabocchi per fare un'altra cronometro del Giro. Silvio Paolucci a Vasto, terzo giorno di Abruzzo al Giro d'Italia, terzo giorno di festa con il ciclismo. 3 giorni straordinari, attendiamo anche l'arrivo a Campo Imperatore venerdì prossimo, sarà un'altra cartolina dal nostro Abruzzo, straordinaria. La cosa più bella che le è piaciuta, ha parlato di cartolina, qual è l'immagine più bella dell'Abruzzo? Beh, certamente la promozione di un territorio straordinario, dalla costa alle aree interne alla montagna, che ha dato il meglio di sé, la miglior vetrina possibile. Oggi però noi chiediamo e lavoriamo in tal senso, bisogna mettere in campo un progetto di sviluppo per fare in modo che questa promozione corrisponda anche al nostro territorio, a una grande occasione di potenziale e possibile sviluppo. Allora Dario, sensazione di questo giro in Abruzzo? Ma è stato uno spettacolo fantastico e la gente da quello visto ha partecipato tantissimo, come ci potevamo immaginare. Abbiamo avuto delle bellissime giornate di sole, quindi più di così, meglio di così non poteva andare. Le tue sensazioni personali? Ma ho rosicato come non mai, però non poteva essere altrimenti. Come stai? Sto bene, dai, sto recuperando giorno per giorno e magari a breve tornerò in sella. Un appuntamento per fine stagione potrebbe essere pensato oppure è ancora presto per dirlo? Ma no, è presto per dirlo perché devo vedere quali saranno le sensazioni in bici quando ricomincerò a lavorare bene, quella che sarà la progressione per tornare ad essere a un buon livello, quindi è ancora tutto da vedere. Chiedo un'ultima cosa, un aggettivo, visto che tu sei molto bravo a scrivere e a disegnare, un aggettivo per raccontare la Costa dei Trabocchi il primo giorno del Giro? Ma... unica, perché, anzi irripetibile, perché comunque quello è stato un evento che ha dato il via ad una costa che fino adesso era rimasta ancora quasi sconosciuta, adesso è in una giornata è diventata conosciuta in tutto il mondo e tutti vorranno venire a vederla, quindi con il Giro d'Italia questo è stato un evento unico che sicuramente non si ripeterà mai così. Con Andrea Pasqualano ci eravamo sentiti prima del prologo, della cronometro, pardon, hai detto voglio portare Milan agli ultimi 300 metri perché sta veramente bene. Detto fatto, è arrivata la vittoria. Ah sì, assolutamente, sapevo che aveva una gran condizione, sono mesi che stiamo preparando questo appuntamento qua assieme e abbiamo fatto tutto il Belgio assieme, sapevamo che qui al Giro potevamo dimostrare insomma la combinazione perfetta, perché la combinazione del vecchio di esperienza che sarei io e il giovane di potenza che è Jonathan, insieme sapevamo che potevamo fare qualcosa di grande. Vecchio quanti anni ha Andrea Pasqualano? 35. Vecchio mi sembra un po' esagerato, detto questo quanto segnava il contachilometri quando hai lasciato Jonathan? Ma andavamo intorno ai 65, però io penso che abbia fatto la volata intorno a quasi 70 all'ora. Velocità tranquilla? Velocità di crociera. Quando tocca ad Andrea Pasqualon a questo giro? Già oggi? Oggi è una bella opportunità, io penso che io e Milan vediamo un attimino come siamo messi, ma stiamo bene tutti e due, cerchiamo di stare vicini perché abbiamo visto che uno ha bisogno dell'altro e quindi
vediamo un po' in finale, cercheremo di parlarci e chi starà meglio farà la volata. Ti chiedo un'ultima cosa, se dovessi scegliere una tappa con il classico circoletto rosso in questo giro? Oggi è una buona chance. Poi? Poi abbiamo altre due o tre tappe, dalla 12esima alla 14esima anche, e insomma dai, ci sono tre possibilità, tre buone tappe in questo Giro d'Italia da parte mia. Bocca al lupo. Crepi lupo. Allora, Domenico Pozzovivo, si lascia l'Abruzzo ma si va nella tua terra, la Basilicata, insomma, sensazioni particolari oggi? Sì, una tappa che finisce in Basilicata non capita, diciamo, tutti gli anni, quindi comunque c'è grande emozione. Penso che sarà poi un finale molto tecnico in cui ci sarà un po' di tensione, quindi spero di poter, diciamo, cavarmela bene visto che conosco un po' le strade. Ecco, che finale è? Spiegacelo un po'. Ma a partire, diciamo, gli ultimi 40 km ci sarà comunque una salita impegnativa che penso possa scremare il gruppo, e poi un susseguirsi comunque di strade tortuose, sono un po' le vecchie statali di una volta che hanno pochissimi rettilini. Poi il passaggio comunque dentro Melfi sarà tecnico, e magari il finale un po' più lineare, però comunque sarà duro. Ti dico un aneddoto, Domenico, tu avevi detto alla team presentation: se sono qui devo tutto a Valentino Sciotti. Quando ho ascoltato la tua intervista, Valentino ha fatto un sorriso grande grande. Ho detto l'assoluta verità, è già, diciamo, un paio d'anni che c'è il suo zampino nel fatto che io possa continuare a correre. L'anno scorso ho cercato di fargli quasi un regalo sul Blockhouse, vediamo quest'anno se riesco comunque a farlo ancora emozionare. Più oggi o più a Campo Imperatore? Beh, Campo Imperatore è una tappa comunque da scalatori, l'ultima volta che siamo arrivati avevo anche provato, diciamo, a vincere partendo un po' lungo, vediamo se quest'anno sono ancora lì per lottare. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Dall'Abruzzo alla Basilicata, l'arrivo di Melfi ha premiato Michael Matthews, lavoro strepitoso del campione italiano Filippo Zana, ma bellissime parole per l'Abruzzo da parte di Francesco Moser, Alessandro Ballan e del vincitore di ieri, Jonathan Milan. Andiamo ad ascoltare tutti i protagonisti. Con Francesco Moser cerchiamo di capire quanto bello è stato l'Abruzzo in questi giorni. Ma è stata bella la crono, perché su questo lungomare particolare con la pista ciclabile io speravo che la maglia la prendesse Ganna, però non è andata così, perché sarebbe stata una bella accoppiata Ganna e Milan. Ma comunque poi il giorno dopo Milan ha fatto un capolavoro con la volata, e adesso vediamo se andando avanti vedremo ancora qualcosa. Comunque l'Abruzzo ha fatto queste tre giornate, praticamente poi ci sarà la tappa al Gran Sasso, che sembra che le previsioni non siano un granché come tempo, perché già oggi piove, e lassù se piove è veramente un problema, perché può darsi anche che nevichi, perché pare che la temperatura sia tanto alta, no? Moser corridore, come si sarebbe trovato sulla pista ciclabile dei Trabocchi? No, era il mio percorso quello lì. Da 60 e passa come Venepul? Ai nostri tempi andavamo più piano, ma andavano tutti più piano. Comunque io, insomma, un po' di cronometro le ho vinte, non è che erano le mie corse. Ci sta guardando dall'Abruzzo Palmiro Masciarelli, gli vuoi dire qualcosa? Vabbè, ma sono andato a trovarlo quando eravamo su, perché quando sono in zona ho chiamato anche Giuliani, ma in Grecia a correre. E allora... Buon giro, Francesco. Ciao, ciao. Insomma, c'è tanto di Filippo Zana in questa vittoria di Michael Matthews. Ma tanto, diciamo che se poi non aveva le gambe, quindi merito suo. Sicuramente penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e dai, è stato ripagato al meglio. Quanto è stato difficile stare all'aria tanto tempo? Alla fine eri un treno lì davanti. Ma diciamo che ci credevamo molto, avevamo molta fiducia sulle potenzialità di Michael, e quindi è andato tutto per il meglio e si fa volentieri, insomma, tutto questo lavoro. Questo abbraccio che stiamo vedendo tra Zana e Michael Matthews, cosa c'è all'arrivo? Ma dai, tanta felicità, e sono felicissimo che abbia vinto questa tappa, perché se la merita. Una per Zana, adesso quando? No dai, adesso vediamo, e sicuramente sto bene, però dai, adesso vediamo la squadra, bisogna aiutarla tutti i giorni al meglio, poi se ci sarà l'opportunità vedremo di coglierla. Complimenti. Grazie. Questa mattina Pasqualonna ha detto: io ho portato Jonathan a fine 300 metri, guardavo il contachilometri, ero a 65, lui sicuramente è andato oltre a 70.
Hai controllato? Io dico no, non ho ancora controllato niente, però penso sì, penso di aver raggiunto un 68, 60, sì, penso di sì, qualcosina in più, ecco, di averlo raggiunto tranquillamente. Abruzzo da oggi è la tua regione preferita? Ragazzi, quasi, quasi, dai, diciamo quasi, mi piace, mi piace.